Signore ci benedica. La storia di Israele codificata nei nomi delle 12 tribù. Il passo è Apocalisse capitolo 7, versetto 4. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000 di tutte le tribù dei figli di Israele, 12.000 della tribù di Giuda, 12.000 della tribù di Ruben, 12.000 della tribù di Gad, 12.000 della tribù di Aser, 12.000 della tribù di Neftali, 12.000 della tribù di Manasse, 12.000 della tribù di Simeone, 12.000 della tribù di Levi, 12.000 della tribù di Issacar, 12.000 della tribù di Zabulon, 12.000 della tribù di Giuseppe e 12.000 della tribù di Beniamino. L'ordine della sequenza delle tribù di Israele, decodificato nel significato dei nomi, rivela in questo tempo il ritorno del Messia riconosciuto da Israele. Amen, fratello Giosuè. Daniele capitolo 12. In quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. Ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni, fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Amen. Che finiamo con una preghiera. Padre Celeste Signore, ancora veramente grazie Signore per la vita che tu ancora ci doni, Signore, per il cibo che ci dai, anche per il cibo spirituale che tu ci dai ogni domenica, Signore. Infatti, Signore, grazie per questo giorno in cui noi siamo qui riuniti sotto il tuo cospetto, Signore, ancora una volta ad ascoltarti, Signore, e ancora di più apprendere come ormai siamo veramente alla fine, Signore, veramente. Ormai questo cammino sta per finire, il treno sta per arrivare, Signore, per andare con te, Signore, veramente. Non è fantasia, ma è realtà, Signore. Anzi, è questa cosa qui, Signore, stiamo facendo storia in questo momento, Signore, veramente. Grazie di tutto, Signore, ancora veramente per questa settimana, Signore. Vuoi tu aiutarci la prossima, Signore, e soprattutto di farci stare meglio, Signore. Io con lo stomaco, anche mio fratello e mia nonna per il suo problema. Ognuno di noi, Signore, vuoi tu scacciare ogni nostra malattia perché non se ne può più, Signore. Veramente, ogni settimana che inizia c'è sempre un problema, Signore. E noi sappiamo benissimo che tu hai la mano da dottore, Signore, perché i farmaci possono fare un loro effetto, ma tu sai fare il migliore effetto, Signore, veramente. Sai operare benissimo nei nostri corpi, Signore, quindi aiutaci tu, veramente, Signore. Aiutaci anche a non farci cadere a terra, Signore, a rialzarci, perché il diavolo, Signore, ogni giorno, Signore, ci prova a farci cadere a terra con le cose del mondo, Signore. E noi abbiamo bisogno di te veramente, Signore. Abbiamo bisogno di te anche per aumentare di più la nostra fede, Signore, veramente. Vuoi tu, Signore, ancora benedire il fratello Enzo che porta la parola, Signore, ancora una volta grazie per il fratello Branham, per questa epoca, Signore, che tu ancora attraverso di lui hai rivelato tantissime cose, come fai ancora ogni domenica, Signore. Veramente grazie di tutto, ancora per i fratelli sparsi in tutto il mondo, Signore, per questo fratello qui che ha problemi negli occhi, Signore, vuoi tu guarirlo, Signore, veramente grazie per ogni cosa che tu fai e soprattutto nel nome Santissimo di Cristo Gesù. Amen. Signore ci benedica, fratello Enzo. Ristare sempre.
Celeste, Signore, grazie ancora per questo giorno, per la vita che ci dai, Signore. Ancora questa opportunità, Signore, di stare sotto quel trono di grazia, Signore. Guardaci, Signore, guardaci attraverso il sangue di Gesù Cristo, Signore. Perché noi non siamo degni, Signore, di stare al tuo cospetto, Padre. Oh, Signore, lavaci, Signore. Oh, Padre, imbiancaci come la neve, Signore. Affinché il tuo spirito, Signore, oggi ancora può riempire i nostri vasi, Signore. Perché soltanto, Signore, la Vergine avveduta, Signore, con gloria pieno di vaso, Signore. Sentì il grido di mezzanotte, Signore. Alleluia. Oh, Padre, Signore, e noi abbiamo sentito quel grido, Signore, di quel profeta, Signore, che tu hai mandato, Signore. Oh, Padre, dove ogni tuo mistero è stato rivelato. Gloria. E sta preparando la tua sposa alle nozze, Signore. E ancora di più, Signore, guardando, Signore, ogni segno che tu dai in questo tempo, Signore, perché come tu facesti apparire la nuvola nel 63, Signore, per le nazioni, per la tua sposa, Signore, ancora in questo tempo, Signore, tu hai dato un segno nel cielo, Signore, la donna, Signore, coronata con 12 stelle, Padre, Padre, che in questo tempo, Signore, nello scorso settembre, Signore, è apparsa nei cieli. Amen. Oh, Signore, quella donna era grave, Signore, quel simbolo di Israele, Signore, che sta a partorire il figlio maschio, Signore, che sta per partorire il Messia, Signore, e ancora viva, Signore, riunirà i 144.000, Padre. Oh, Signore, Padre, e ancora, Signore, Padre, è ancora un segno, Signore, per la tua sposa che se ne andrà prima di questa tribolazione che verrà su questo mondo, Signore. Oh, Signore, a volte dimentichiamo questa parola, ma quando noi la parliamo, Signore, ci vengono, Signore, in mente, Signore, i tuoi insegnamenti, Signore, insegnamenti della tua scrittura, Signore. A volte, Signore, pensiamo che ci siano altre generazioni, altri anni, Signore. Oh, Padre, Signore, ma la conferma di questo segno, Signore, Padre, è presto, Signore, nei nostri giorni, Signore, come tu dicesti, Signore, che la zizzania verrà fasciata per essere arsa, e un grano deve essere raccolto, Signore. Oh, Padre, quando la raccolta avviene, Signore, prima dell'estate, Padre, oh, Signore, vediamo che tutto collima con la tua parola. Oh, Signore, aiutaci, Signore, in questi pochi mesi che possono mancare, Signore, per quel grande giorno, Signore, che i morti verranno risuscitati. Alleluia. Che i viventi verranno tramutati per raggiungerti su nel cielo, Signore. E noi facciamo parte, Signore, di quel gruppo, Padre, perché tu ci hai chiamati, Signore, perché pochi sono stati, Signore, i chiamati, Signore, a questo messaggio, Signore. Ancora pochissimi, Signore, quelli che vedono questi segni, Signore. Alleluia. Vivono il tuo messaggio di questo giorno, Signore, vivono la tua parola, Signore, attuale, Signore, quella manna fresca che ancora tu fai scendere dal cielo per i tuoi figli, per essere nutriti, Signore, nello spirito. Signore, ti rendiamo grazie ancora per tutti i presenti, per Lorenzo che porta la parola, per loro che ci ascoltano via internet. Vuoi tu ancora benedire i fratelli che hanno chiesto guarigione, Signore, Padre? Ogni uomo, Signore, che veramente, Signore, che nel tuo nome, Signore, chiede guarigione, Padre, ancora, Signore, che vede in te, Signore Gesù Cristo, unico nostro Salvatore, Signore, veramente, Signore, benedici ancora quest'oggi, la settimana a venire, Signore, ogni cosa le chiediamo nel tuo santo nome, che è Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica, amen. Signore ci benedica. Vai, sono andato a Rissumone, faccio un bel alleluia. Ok. E allora ci vogliamo dedicare oggi a questo studio. Fratello, hai mai sentito parlare dei codici della Bibbia? Si chiamano codici CLELS. Ora poi ne parliamo così un pochettino e spieghiamo cos'è. Allora, questo è un altro studio che io avevo già da parte, ma che dovevo cercare, diciamo, di fare anche con le mani le cose con il profeta. Ieri, quando è stato? Questi giorni ho cercato un software così libero, perché ci sono molti software in giro, no?
per poter cercare i codici della Bibbia con il computer, ed è molto più facile, perché questo lavoro che oggi noi vedremo fu cominciato dal primo rabbino 600 anni fa, nel 1300, pensa, il primo rabbino che ebbe in cuore e che, scudrando la scrittura, la Bibbia, vide che nella Bibbia c'era una specie di crucifisso, non è perché ora vediamo come è strutturata la Bibbia, la Torah ebrea, e quindi si accorse che c'erano delle lettere che ogni tot di salti che si faceva, siamo ogni 49 lettere, usciva fuori la somma di quelle lettere saltate messe insieme formava una parola, no? E poi con l'avvento del computer e così via si sono fatte dei software oggi che ci permettono di poter trovare molte parole nascoste nella scrittura, e vedremo come già il Messia, la parola di Gesù, era già presente nei testi della Torah ancora prima che Gesù nascesse, soprattutto perché, cosa dicono gli scienziati? Una vericità di questo tipo di tecnica è che i nomi devono uscire come si dice, collimati con il testo che si sta studiando. Quindi lì si vede la perfezione, se nella Torah esiste veramente un codice biblico. E oggi noi vedremo come esattamente, viviamo in un'epoca così scientifica, fratello, ho parlato l'altro giorno, che oggi stiamo appunto lavorando su tante cose nascoste che la Bibbia ci sta dando, no? Per molte è fantascienza. Guardate come con il messaggio, per il messaggio molte l'accettano, tante no. Io ci credo perché lì scrisse uno, scrive gente che è studiosa, dice in questi codici della Bibbia c'è un'impronta digitale del Signore, dove fa vedere che veramente questa Bibbia è un libro soprannaturale, amen, che va oltre quello che può essere la nostra, il nostro intendimento umano, fratelli. Non penso che uno nel 1300 un rabbino si sia seduto e dice ora vediamo, è qualcosa che Dio ti rivela, fratelli. Solo Dio ti può rivelare, ti permette in attenzione che qualcosa di potente ti sta avvicinando, come oggi noi ci appronteremo a trovare William Branham nel codice della Torah. E soprattutto nei determinati, io ne ho trovato solo due, avevo scaricato due software, uno ce n'è più di 100, però siccome era un free, era demo, quindi non ti faceva vedere niente, diceva che invece questo qua che ho scaricato è una versione del 97, molto più cosa, più semplice, però ci ha dato lo spunto per poter trovare che effettivamente, fratelli, c'è una perfezione bella. Bella che ci farà dare veramente gloria a Dio e dire Signore, è la verità. Amen. Alleluia. Allora andiamo avanti. Allora, i codici. Allora andiamo a prendere il primo verso che voglio mettere, Proverbio 25:2. E gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Amen. A Dio piace nascondere le cose. Il battesimo nel nome di Gesù Cristo sempre fu nascosto, la Deità fu nascosta, che Gesù è il Messia è stato nascosto, infatti quante religioni, quante cose, no? Quanti tipi diversi di battesimo esistono, i trinitari lo fanno in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, i testimoni lo fanno in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito che guida l'organizzazione, pensate voi, neanche nello Spirito Santo, ma nello Spirito che guida l'organizzazione, guardate che razza di... ora non lo so se mai l'hanno cambiato questa formula, ma quando l'ho sentito ho detto, ma è proprio, quale spirito? Ci sono tanti spiriti, bisogna vedere che tipo di spirito guida, ma noi sappiamo è che è stato nascosto, quindi è gloria a Dio di nascondere le cose, deità, messaggeri, profeti e così via, ma è la gloria di Re nell'investigare, infatti Gesù disse investigare le scritture e voi ed esse parlano di me, amen, amen, e avrete visto, no? Ok, gloria a Dio, allora andiamo, quindi tuffiamoci in questo studio, fratelli, e allora, un attimo torniamo indietro in quello che abbiamo noi parlato domenica, così anche mamma non c'era. Quindi domenica abbiamo fatto uno studio sui significati dei nomi, no? Delle 12 tribù di Israele. Allora, abbiamo visto una cosa, che quando sono nate hanno avuto un nome particolare che questo segnava già la storia di Israele. Infatti Rube vuol dire Dio ha visto la mia afflizione. Ancora questo piccolo che dice di aver visto la mia afflizione, quale tipo di afflizione? Era Lea che diceva questo, no? Perché gli ha dato, perché non era amata da Giacobbe, ma poi fu amata, cioè no, è stata amata, ma la vera sposa era Rachele, l'abbiamo visto. Quindi Dio ha visto la mia afflizione, che cos'è? È la storia di Israele, perché dove vede l'afflizione di Dio? Quando eri in Egitto, io ho gridato, lui mi ha risposto e mi ha preso la mano e così via. Ogni nome ha il suo significato, no?
Ma non solo questo, alla fine gli ultimi due figli si chiamano Giuseppe e Beniamino, che vuol dire mi ha dato un figlio, e Beniamino vuol dire il figlio della mia destra. Quindi non solo abbiamo già codificato nei nomi dei patriarchi quello che sarebbe successo in Israele, che Dio l'avrebbe abbandonato in Egitto, lei avrebbe gridato, però Dio l'ha soccorso e così via, ma gli ha detto pure alla fine che Israele avrà un figlio ed sarà il figlio della sua destra. Chi è la destra? Gesù Cristo. Quindi Dio gli ha detto a Israele che il Messia verrà da loro. Poi che succede? Andando un pochettino più avanti, che succede? Nella benedizione di Giacobbe che fece ai figli di Giuseppe, allora aggiunse i suoi due figli, no? Manasse ed Efraim. Manasse vuol dire, Efraim vuol dire una doppia fecondità, e Manasse vuol dire mi ha fatto dimenticare. Quindi, togliendo Giuseppe e mettendo Efraim e Manasse, cambia completamente il senso di questo, perché Dio ha visto la mia afflizione, egli mi ha soccorso, io ho combattuto, lui mi ha dato un padiglione, così via, no? Però che ha detto? Mi ha dato una doppia fecondità. Mi ha fatto dimenticare il figlio della destra. Cosa vuol dire? Che benché la promessa del Messia era per Israele, Israele però l'avrebbe dimenticato. Infatti lo abbandonò, amen, lo uccise, non lo conobbe. Capite? E già è la seconda storia. In Deuteronomio 33, che succede invece? Dio, quando Mosè parla dei 12 figli di Israele, mette che cosa? A quarto posto, Beniamino, Giuseppe, Efraim e Manasse. Cos'è? Allora, che dice, Dio mi ha soccorso. La formula è sempre quella, perché Dio ha visto la mia pena. Questo è perché? Perché Dio è presente, amen. Questa è la, Dio è onnisciente, Dio è presente, Dio conosce ogni cosa di noi, amen. Cosa ha fatto? Ci ha dato il figlio della destra, amen, mi ha aggiunto doppia benedizione. Ora è bello, quando noi prima riceviamo Cristo, allora poi riceviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Eliseo ricevette doppio spirito, gli apostoli ricevettero doppia unzione, amen, vedete? Quindi, lui ora Manasse, lui mi ha fatto dimenticare, che cosa? Il nostro proprio, quello che eravamo peccatori, ma Cristo è venuto, amen, e ci ha dato il dono della vita eterna. Vedete come già cambiano le cose, gloria a Dio. E poi le vediamo di nuovo, poi messi insieme nei 12.000. Ma voi pensate, cioè la scrittura dice, Dio salverà alla fine 12.000 di ogni tribù, gli storici qualcuno lo vede, ma gli evangelici non riescono a comprendere che c'è un piano di salvezza per Israele. Invece, già Dio che cosa dice in tutto ciò? Che alla fine Giuseppe e Beniamino come nel principio, perché di nuovo Israele riconoscerà il Messia, di nuovo gli sarà data opportunità. E non c'è Gad, che vuol dire giudizio, perché dice la scrittura, ecco, dice, io spanderò il mio spirito di grazia su di voi, e voi riguarderete a me che avete ucciso, Zaccaria 14, non mi ricordo ora. Quindi, perciò, capite? Quindi, alla fine, in Apocalisse, Dio di nuovo dà un'opportunità a Israele. Ora, già queste cose le sappiamo, ma vederle codificate, ancora ci meraviglia ancora di più, fratelli, perché dico, veramente c'è un sigillo che Dio ha. Non c'è nulla nella Bibbia, dice il profeta, non c'è una parola che non abbia il suo significato, fratello. Amen. E allora ora andiamo invece in questo. Alleluia, gloria a Dio. Ora, curiosità sulla doppia fecondità, fratello. Sapete, siccome avevo detto appunto che Israele fa più figli di tutti, no? Sono andato a fare una ricerca, perché l'avevo sentito questa cosa. Guardate che dice qua il Foglio. Nel luglio 2016 esce un articolo sul Foglio, il giornale come Repubblica e così via, no? E dice questo, crescete e moltiplicatevi. Guardate, Israele può vantare molti record, dice, in 30 anni il suo prodotto interno lordo è aumentato del 900%. È l'unica nazione che esporta in tutto il mondo, fratello, con un fatturato alto del 900%, cioè ha un plus dentro che è spaventoso, fratello. Amen. E allora dice così, la pressione fiscale è scesa dal 45 al 32%. Pensate, gli aiuti americani erano il 10% del PIL, mentre oggi è solo l'1%. Le esportazioni sono aumentate dell'860%, dice. 30 anni fa Israele non aveva fonti indipendenti di energia, mentre oggi il 38% proviene dalle proprie risorse. E se non c'era acqua desalinizzata 30 anni fa, e poi mi vengono a dire che i palestinesi sarebbero morti nella malaria più assoluta, fratelli. Oggi se ci sono fonti di acqua e così via, è perché Israele ha costruito
canale e cose varie, no? Quindi, 30 anni fa, oggi oltre il 40% dell'acqua consumata proviene da impianti di desalinizzazione. Dice, ma c'è un record che rende quest'uno col paese ancora, dice, più potente, dice, perché l'articolo su cosa era impostato. Che fra 30 anni, l'unico luogo in cui si può abitare ed essere felice è Israele. Perché l'Europa è morta, fratelli. Non nascono figlie, no? Gli arabi stessi hanno smesso di fare figlie. Perché invece loro che sono in guerra e c'è sempre il pericolo che incombe su di loro, fanno figlie e sono felici. Noi abbiamo detto domenica, no? E dice, io sono felice, no? Mi ha dato doppia fecondità e sono felice. Neanche a farlo a caso, non è un caso. Perché William Branham molte volte veniva sui pulpiti portando articoli del giornale, facendo vedere come Dio si muoveva nella storia degli uomini, fratello, amene. Quindi, allora, ma c'è un regolo che rende unico questo paese, ed è perfino surreale per lo Stato ebraico, dice. Quel regolo del tasso di fertilità, le donne israeliane, al contrario, hanno 3 figli in media. Hanno 3 figli in media. Si sente che ha 7-8 figli, no? Si sente che ancora... Quindi dice questo. Ma nei 15 anni dal 94 al 2009 il numero delle nascite arabe in Israele è rimasto intorno a 39.000. Gli arabi in Israele, fratello. In Iran non si fanno più figli. In Russia, e non se ne parla. La Germania è a estinzione, dice. La Francia pure. L'Italia ancora, perché il sud con un pochettino gli emigrati. Ecco perché devono importare gli emigrati. È un piano per non fare morire l'Europa. L'hanno detto, se non entrano 300.000... di immigrati l'anno, fra 30 anni l'Europa è morta, siamo solo una massa di vecchi, dice, capite? Questo è, quindi, ma c'è un regolo, quindi, le israeliane fanno 3 figli in media, nei 15 anni dal 94 al 2009 il numero delle nascite arabe era 39.000, mentre le nascite di ebrei sono passate da 80.000 a 120.000, fratelli, ecco perché hanno sempre bisogno, perché Dio li benedice, Dio li benedice in tutto, fratelli, tutto ciò che tocca l'ebreo è benedetto, fratello, amen. E la scrittura dice, benedici l'ebreo affinché tu sii benedetto, amen. Maledici l'ebreo e tu sarai maledetto. Ecco perché gli arabi sono in quella situazione, fratello, amen. Alleluia. Gloria al Dio, fratello. Quindi curiosità sulla doppia fecondità, amen. Questi sono allora i codici della Bibbia, che chiamati anche codici ELS. Codici ELS vuol dire, in inglese, equidistante, lettere, sequenze. Cioè, sequenze di lettere equidistanti. Allora, sono delle frasi che spuntano quando ad intervalli di lettere si estraggono dalla Bibbia delle parole. E c'è, allora, questi sono i primi 2 versi della Bibbia in italiano, no? Allora, fate conto che questo sia in ebraico. La lingua ebraica è molto ravvicinata e non ha spazi. Noi invece mettiamo lo spazio e facciamo capire, no? Che c'è una differenza da parola a parola. Invece la scrittura ebraica è come se fosse tutt'uno. C'è proprio un filo di capello loro lasciano per spazio. Quindi qua abbiamo, nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forme vuote e tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ora, l'esempio qual è? Dice così, se noi partiamo dalla 17ª lettera, che è la R, e facciamo un salto di 16 lettere, troviamo la A, un'altra 16 lettere troviamo la M, un'altra 16 lettere troviamo la E. Abbiamo trovato la parola rame, no? Rame. Questa è una cosa per fare una prova, cioè perché il testo funziona sul testo ebraico, questo è solo per capire. Ma ci sono tante parole che escono di qua, no? E così è il codice SL, ELS. Praticamente, partendo da un tot e spostando determinate numeri, 49, 50 e così via, se escono fuori delle frasi con senso compiuto, vuol dire che Dio sta dicendo qualcosa, vuol dire che Dio ti vuole dire qualcosa. Oggi, ripeto, abbiamo il software... Fa tutto cosa loro, fratello. No, non dobbiamo fare nulla. Chi fece queste cose in principio furono chi? I rabbini. Sempre rabbini, fratello. Amen. Alleluia. Allora andiamo a vedere. Quindi, cosa sono questi codici? Quindi, il codice LS, guardate cosa dice questo storico. I codici LS della Bibbia sono una specie di sigillo, di marchio di qualità per il libro più importante dell'umanità, dice. Amen. Chi concorda? Alleluia. Quindi sono come l'impronta digitale dell'autore che nel corso di molti secoli ha ispirato gli scrittori nella redazione del testo. Amen. Vi si possono trovare dettagli su eventi accaduti migliaia di anni dopo la redenzione. Non solo cose passate, ma anche cose che devono accadere. Ora, la profezia tu non la puoi anticipare. La profezia tu, dal momento che quella cosa accade, puoi cercare se c'è e dici, ok, confermo che questa cosa sia successa, sia avvenuta. Amen. Quindi...
Chi, se non Dio stesso, avrebbe mai potuto codificare questi dettagli? Amen. Chi può essere? Che solo Dio può fare una cosa del genere. Infatti hanno provato con tanti altri libri. Non funziona, fratello. Non funziona. Amen. Quindi, allora, andiamo a vedere. Allora, come nasce questa storia? 600 anni fa, Rabbi Bighi, un rabbino europeo, era spagnolo questo, scrisse un libro in cui descriveva la sua scoperta di una struttura di lettere della Torah disposta a intervalli che formavano delle parole e un senso. Lui scoprì che partendo dall'ultima lettera della parola Genesi 1:1, nel principio Bereshit, no? Quindi questa di qua, partendo dall'ultima lettera, e saltando ogni 49 lettere, perché 49? Perché poi viene il giù, quindi 50, che è il giubileo, quindi lo sappiamo, no? Questo rapporto 7 per 7 in Israele, c'è sempre questa cosa che cammina nella scrittura, no? Si formava la parola Torah, che significa legge o dottrina. Quindi lui si accorse che dalla Genesi, i quattro libri di Mosè, saltando da questa parola ogni 49 lettere, si formava in automatico la parola Torah. Cioè, come se Dio ha messo un sigillo che questa è la parola di Dio. Capito? Torah vuol dire i cinque libri di Pentateuco, ok? Loro lo chiamano Torah. L'antico, diciamo, i primi cinque libri dell'Antico Testamento. Quindi, il dottore Daniel Michelson, che fu uno che studiò queste cose, dice che la probabilità, statisticamente, fratelli, che la probabilità che la parola Torah sia stata codificata per caso dall'inizio dei quattro libri di Mosè è pari a 1 a 300 milioni. 1 a 3 milioni, fratello. 1 a 3 milioni. Come disse un altro studioso, dice una profezia biblica che si possa avvalere ha una capacità 1 su 2 miliardi. Pensate, fratello, quanto è alta l'improbabilità che quella cosa possa accadere. Qui è la stessa cosa, è alta, dice, la probabilità che possa accadere 1 su 3 milioni. Ciò fa capire che c'è già qualcosa che Dio ha collocato in questo, fratelli. Amen. Quindi ogni 49 lettere, saltando di là, abbiamo in questo schema che ci sembra la parola Torah. Torah che vuol dire legge, dottrina. Amen. Allora andiamo avanti, fratelli, che poi vorrei farò vedere anche gli schemi. Allora, che succede? Poi questa cosa fu accantonata. Nel 1903, che nacque questo studioso, sempre rabbino, scoprì che negli anni 40, con stupore, dice, scoprì altri nomi che erano introdotti in questo modo di fare, no? A tal punto che divenne disciplina di universitaria. Amen. Infatti dice così, allora i suoi studenti continuarono il suo lavoro, che facevano uno studio approfondito all'università ebraica, quindi non è un qualcosa di gioco, ma è qualcosa che hanno messo, loro che hanno capito, e che qualcosa di nascosto c'era. Infatti loro che hanno fatto? Hanno preso i nomi di tutti i rabbini famosi, con le date di nascita e di morte, li hanno messi lì attraverso un software, e sono usciti tutti dalla Torah. Amen. No? Ecco perché dico che i nostri nomi sono codificati, fratelli, dentro la scrittura. Amen. Quindi, queste cose ci sono oggi note con il nome di sequenza, qui restante ELS. Durante gli ultimi 15 anni, grazie all'introduzione dell'uso del computer, ha promesso di esplorare il testo della Torah in un modo mai inimmaginato, perché lo esplora in tutte le forme, fratelli, avanti, indietro, su e giù, tipo un cushy puzzle, no? Dove noi cerchiamo le parole. E così via, no? Allora, nel 1988, tra i matematici dell'Università Ebraica e dell'Istituto Tecnologico di Gerusalemme, come si chiama qua, hanno completato il progetto di ricerca iniziato da rabbi, e sono stati loro che hanno messo i nomi di tutti i rabbini, sono stati loro che hanno scoperto la morte di Diana, sono stati loro che hanno scoperto l'AIDS, sono stati loro che hanno scoperto già la guerra nel Golfo e tante altre cose, no? Con tutti i nomi dei personaggi, Bill Clinton e così via, no? Però noi non ci soffermiamo in questo, ma andiamo a vedere invece quello che ha a che fare i codici LS con il Signore Gesù Cristo, amen, e con il profeta dell'ora. Amen. Allora, quindi, guardate chi c'era, fratelli, un altro che era fissato, Isaac Newton, che noi l'abbiamo l'altra volta parlato, anche lui aveva capito questo. Dice, guardate che dice Isaac Newton, uno dei primi ricercatori di messaggi nascosti nella Bibbia fu Isaac Newton, che credeva che la Bibbia fosse un crittogramma. Certo, tu vedi quelle pagine, fratelli, della Torah,
Tu vedi come, tu vedi tante parole, tipo quando noi vediamo un crucifero, un crucifusso, che vogliamo fare, no? Quindi lui capì che crede che la Bibbia fosse un crittogramma creato dall'Altissimo, un enigma di Dio di eventi passati e futuri divinamente preordinati. Fratello, Newton è stato una mente ispirata, fratello, amen. Questa profezia è chiamata la rivelazione con rispetto alle scritture e alle verità, sulle quali il profeta Daniele fu comandato di fare silenzio fino al tempo della fine. E Newton diceva, quando questo tempo arriverà, l'agnello aprirà i sigilli. Lui se l'ha capito. Amen. Che il tempo, verrà un tempo in cui i sigilli devono essere aperti, fratello. Amen. Viviamo in quel tempo? Oggi è storia. Amen. Alleluia. Oggi è storia. Alleluia. I sigilli sono stati aperti. Altro che storia. Amen. Allora, ora cosa dicono coloro che studiano queste cose, no? Loro dicono che questi avvenimenti devono avere delle affinità con il testo che si sta studiando, no? Una cosa, allora, questo è un esempio che è stato tratto da Genesi 2, dove parla della creazione degli alberi. Nel testo di Genesi 2 della creazione degli alberi, che dice la scrittura, ogni seme produce la sua specie. In quel contesto, escono 28 nomi, 27 o 28 nomi di nomi di alberi. Per esempio, abete, acacia, aloe, casse, castagno, cetro, dattero, fico, foresta densa, frumento, limone, mandorlo, melograno, nocciola, noce, pioppo, pruno, vedete? Cioè, in un contesto di Genesi 2 dove dice ogni seme produce la sua specie, Dio fece ogni albero buono, ogni... In quel paragrafo escono tutte queste parole. Alleluia. Questo infatti lo scrive, quello dice, non è profezia, ma ci fa capire che Dio è Dio, fratelli. Perché è impossibile, in un testo di pochi versi, avere un'affinità di tutti questi nomi, fratelli. Amen. Allora, andiamo avanti. Questo è solo un introdurci, no? Ad avere una fiducia, amen, a quello che stiamo parlando. Guardate, la più antica profezia dov'è? Purtroppo per errore ho cancellato la diapositiva. La più antica profezia la troviamo in Genesi 3, 20, quando Dio uccise i due animali, rivestì Adamo ed Eva e li mandò, no? E lì capiamo che ci sarà il sacrificio della progenie promessa della donna, sarebbe stato Cristo che sarebbe morto, no? E così via. Infatti in quel piccolo trafiletto esce la parola Yoshua. Io sono Yoshua, oppure Yoshua vi salverà. Quindi già di là, la prima profezia del Messia che noi sappiamo, Genesi 3,15, già era codificata anche con il nome di come si sarebbe chiamato il Messia, cioè Gesù. Amen. Alleluia. Vabbè, questo è qua. Allora, invece un altro dove va forte è la profezia di Daniele 9, le 70 settimane. Infatti nel testo delle 70 settimane dove dice un mondo sarà soppresso, guardate qua come funziona. Questa è la parola codificata, Yoshua. Questa è in ebraico. Questa è l'entità e pure il computer, l'intervallo delle lettere, 26 lettere. Amen. Anche questo. Sapete quando è morto il Messia? Allora, è morto, c'è 3-4 anni di differenza, così via. Nel 27 venne battezzato, poi dopo 3 anni muore, Cristo d'età. A 26 lettere di equidistanza, fratello, l'unto sarà sopra. Cioè, anche qua, loro non ci hanno fatto caso, ma tu che cominci a capire, già vedi che anche nell'intervallo Dio ti vuole dire qualcosa. Amen. Capito? Quindi, allora che sono Yoshua, così via. Allora, Daniele 9,26. In Daniele 9,26, dove parla dell'unto che sarà soppresso, il Messia, esce la parola Yoshua. Il Messia si chiamerà Yoshua, vuol dire Gesù. Amen. Quindi c'è Dio ha decodificato il nome del suo figliolo. Poi che Daniele sempre 9,23, sempre là vicino, esce Nazareno, quindi Gesù Nazareno. Amen. Perché lui andò ad abitare a Nazareth. Poi è il re, perché Gesù è il re. Poi abbiamo Ramo, perché lui viene lui sarà il germoglio. Amen. Verrà chiamato il germoglio Nezer, dalla radice Ramo. Yes, perché è il padre di Davide, esce anche Yes. Guardate quante parole. E poi esce Messia. Amen. Tutto decodificato in Daniele 9,70. Come sarebbe stato, il Messia sarebbe stato il Nazareno, sarebbe stato il re, il Ramo, sarebbe stata la discendenza di Davide. Amen. Sarebbe stato chiamato il Messia e così via. Fratelli. Alleluia. E allora, aspettiamo un attimo la sorella.
Pace, c'è pieno. Eh sì, fanno... E allora, niente, sto parlando sui codici... Niente, tranquillo. Sto parlando sui codici della Bibbia nascosto, ok? Così, e poi andiamo anche... Allora, quindi... Andiamo a vedere invece un altro punto in cui si vede proprio il nome del Messia, è il Salmo 22. Il Salmo 22 è la profezia della crocifissione di Gesù, ecco il riassunto dei dettagli che si trovano decodificati a intervalli brevi nel Salmo 22, non a intervalli di tante parole, 50, 60, a intervalli addirittura di poco. Guardate, nel Salmo 22:2, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi hanno forato le mani e i piedi. In quello di là, a una distanza di una lettera, a un salto di una lettera, esce la parola Yahshua, che vuol dire Gesù. Amen. Guardate, invece, ungere, qui abbiamo una distanza di 6 lettere, re 8 lettere, ramo sempre 3 lettere, yes, padre Davide 14 lettere, di cose, sempre 22, 13, cioè tutte concentrate nello stesso salmo, fratelli. Amen. Escono quindi, sarebbe stato il Messia, chi è quell'uomo che, di cui parlava Davide? Era Gesù, era l'unto, era il re, era il ramo, era il figlio di esse, della distinzione di Davide, era il Messia, amen. Era di Nazareth, era Dio che salva, era la salvezza, amen. Gloria a Dio. E infatti i scienziati dicono, per avere una giusta guardamento di profezie ELS, devono tutti girare, diciamo, bene o male, là, amen. E allora, andiamo avanti, fratello, vediamo un'altra cosa. Isaia 53:10, fratello. Isaia 53:10 che dice? Allora, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno, fratello? Isaia disse questo, perché è una rivelazione. Conoscere chi è l'Eterno, il braccio della destra dell'Eterno, è una rivelazione. A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Ecco perché noi ogni cosa la facciamo nel nome di Gesù. Perché ogni nostra volontà passa per la sua bocca e Dio ascolta lui. Ecco perché i testimoni di Geova sono buoni, fratelli. Chi ha il figlio ha anche il padre, chi non ha il figlio non ha neanche il padre, dice la scrittura. Amen. Questo non è per loro, poverini, che sono stati ingannati, sono gente brava. Infatti, William Miller dice, io non ce l'ho con loro, io ce l'ho con il sistema. Amen. E allora, quindi, parola o frase codificata. Yahshua è il mio nome. Isaia 53:10, distanza di 20, l'inizio della parola dice anche l'undicesimo, l'inizio della lettera anche la quarta. Pensate un po' come il software ti divide ogni cosa, no? Quindi in Isaia 53:10 noi troviamo chi era questo braccio dell'Eterno decodificato, è Yahshua è il mio nome, vuol dire Gesù è il mio nome, l'agnello pasquale è il mio nome. Amen. Infatti c'è stata una trasmissione in America, c'è un uomo che fa vedere tutte le cose particolari successe in questo secolo di miracoli, no? E allora ci va un rabbino dei codici LS, e allora ci fa, spettacolo questo, no? Però era felice perché quello di là gli disse, l'ebreo gli disse, Gesù è il Messia di Israele. Amen. Anche loro ora lo stanno riconoscendo, sapete? Sta succedendo la stessa cosa come fu con gli unitari al tempo del fratello Branham. Che gli unitari prima capirono che Gesù era Dio, però battezzavano nel nome di Gesù. Ora questa gente ha capito che Gesù è il Messia, ma se non vengono i due profeti, amen, di lì usciranno i 144.000. E come al tempo del profeta, che c'erano i trinitari e già si formarono gli unitari che capirono che il battesimo è fatto nel nome di Gesù. Ma William gli disse, non nel nome di Gesù, perché Gesù ce n'è tanti, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen, perché Lui è il Signore, Lui è il Figlio Gesù, Lui è lo Spirito Santo, il Cristo. Amen. E allora, quindi la frase qualificata qual è? Gesù è il mio nome. Amen. Allora, vediamo che ti scrivo qua. E allora, guarda, bene, io l'avevo messo qua. Perché intervallo di 20 lettere, fratelli? Perché, infatti, sono andato a cercare, ai tempi di Giuseppe. Giuseppe venne venduto per 20 cicli. Amen. E quando si doveva fare un riscatto in Israele, perché lui è colui che ci ha riscattato, dovevano essere pagati 20 ghere. Per ogni maschio che nasceva, per riscattarlo, doveva pagare 20 ghere. Perciò ti dico che, ancora se uno studia, andiamo oltre
Alleluia. Amen. Allora, io dico, insegna 57 in italiano non lo trovo, solo in ebreo funziona, capito? A passare 10 parole. Sì, con sì, in lingua ebraica sì. Facendo un salto di 20 lettere, ma non della prima parola, dall'undicesima parola all'inizio della quarta lettera. Pensate, diciamo, come il programma Pozzolo. Pensate, ma siccome ci sono i software, capito? Sono, questo è tutto il computer. Tu metti là, c'è manco un bottone e ti fa qua. Cioè, pensate, ma io dico una cosa. No, no, e tu metti la frase, metti una parola, il software comincia, e c'è. Sì, sono studiosi, certo. No, perché ora vorrò vedere come funziona effettivamente il programma. E allora, andiamo avanti, fratello. Allora, guarda, allora dice, Isaia 53:12, egli vedrà una progenie. Egli vedrà una progenie, fratelle. Sono decodificati in Isaia 53:12, tutti i nomi degli apostoli. Pietro, Matteo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Giacomo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone, Taddeo, Mattia, fratello. Ma non solo questo, ci sono i nomi anche delle donne, Maria, Maddalena, e la mamma e così via, e ci sono anche i nomi dei nemici, dice, io non li ho messi per non appesantire le diapositive, anche i nomi dei nemici, Erode, Pilato e Caiafa e Anna. Cioè, ma voi immaginate, fratello, tutto decodificato. Là. Amen. Isaia 53:12, egli vedrà una progenie. Amen. Vedete, questi nomi ancora prima che essi fossero nati già erano scritti. Ciò vuol dire che i nostri nomi, fratelli, non è per chi corre né per chi vuole, fratello, ma è perché Dio fa mercè, è inutile. E ecco perché è inutile, fratelli. Se tu sei scritto in quel libro, nulla può smuovere quel nome di là. Amen. Alleluia. Andiamo avanti, ok. Allora, i codici LS che riguardano William Branham, io ho fatto una ricerca, no? Infatti ci messo un bicchiere di tempo. E allora, quindi che cosa succede? Noi troviamo in due punti dove esce il nome di Branham nella scrittura, perché se Branham è stato un profeta di Dio, anche lui deve essere collocato qua, se no questo codice non funziona, perché deve rivelare questo. Allora, ora guardate se non è perfetto. Allora, qui è uscito in blu, e io ho capito perché è uscito in blu. Invece un altro è uscito in rosso, perché quando le lettere sono molto distanti, allora ti dà il colore blu, perché la sequenza non è di 20 lettere, ma può essere anche di 1000, 1050, capito? Cioè, 1050 per esempio di lettere ti forma questa cadenza, no? Ma non solo, devi vedere anche, perché sono andato a cercare in quale libro è caduto, fratello, e poi io dico, ma c'è una perfezione. No, in Malachia non ci va, ma voi faccio vedere, ma c'è una perfezione che è impressionante. Già, parte così, il codice parte da Deuteronomio 12. Israele deve adorare e servire Dio nel modo e luogo da lui scelto. Qual è la predicazione che il fratello Branham fece? Il solo luogo scelto di Dio. Amen. Ecco perché lui è venuto per questo. Il fratello Branham perché è venuto? Perché per imparare all'Israele spirituale il vero modo di servire Dio e di come e dove andarlo a servire. Dove dobbiamo servirlo? Sotto il nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Ma è formidabile. Io quando ho visto questi, allora c'è qualcosa, fratelli. Certo, infatti il luogo scelto da Dio qual è? Dove due o tre sono radunate? Ecco, e infatti loro si radunavano sotto l'agnello versato lì nel tabernacolo, no? Amen. Alleluia, è vero agnello. Quindi Israele deve adorare e servire Dio nel modo e luogo da lui certamente. Ora andiamo avanti. L'altro invece, che voi vedete rosso, che appare in rosso, è preso nel libro di Giosuè. E sapete dove? Se poi non c'è una perfezione qua, è rosso perché le lettere sono molto più vicine, no? Allora, Giosuè 5, la circoncisione e la celebrazione della Pasqua. William Branham cosa portò? La vera circoncisione, circoncise di nuovo i figli che erano nati nel deserto, no? Che prima furono circoncisi i figli che uscirono dal deserto, i grandi, poi i figli che erano nati li ha circoncisi, la seconda generazione. Noi siamo la seconda generazione. Amen. Non abbiamo conosciuto Mosè, ma siamo sotto la direzione dello Spirito Santo. Amen. E Gesù è la circoncisione, e che cosa portò? È la celebrazione della vera
Pasqua, perché William Brown spiegò come funziona la comunione, amen, il lavaggio dei piedi, il giusto modo di prendere la cena e così via. E non solo, che succede? Gli appare di sera, prima di andare a distruggere Gerico, l'Eterno degli eserciti, con la spada sguainata, amen. Mentre a Giosuè gli apparve l'Eterno degli eserciti che teneva la spada sguainata, a fratello Brown 63 quella spada gli cadde nelle mani. Amen. Allora, va, certo, quando lui prese quella spada, e quella voce gli disse, questa non è la spada di un re. Lui la teneva prima dell'apertura dei sigilli, lui ebbe questa spada nelle mani, la guardava, e gli disse, questa non è la spada del re, di un re. Questa è la spada del re. Ci disse, amen. La stessa spada di cui vide, ma siccome l'agnello ancora non è stato vessato, Giosuè la poté solo guardare. Dopo l'ispezione dell'agnello, oggi quella spada è nelle nostre mani. Amen. È il messaggio dell'oro, fratello. Amen. Alleluia. Amen. Allora, ecco qua. E allora va a apparire proprio qua. Proprio nel verso di Giosuè 5, quando l'agnello, quando l'angelo di Dio, il Signore, appare a Giosuè. Allora, ora andiamo a vedere una a una, perché io lo che ho fatto. Ora cosa ho fatto? Ho cliccato su ogni parola, su ogni lettera, e mi ha portato nei libri in cui esce la parola. Guardate che piano perfetto, fratello. Amen. Allora, la seconda lettera appare in Deuteronomio 21:21. Il 21 sapete cos'è? È il numero della resurrezione, 3:7:21. Perfezione e compimento. Il 21 è conosciuto come il numero del rapimento, della resurrezione, fratello. Amen. Allora, e che cosa c'è? I diritti dei primogeniti e i castighi dei figli ribelli. Cosa ci ha insegnato questo messaggio? I diritti dei figli primogeniti. Noi chi siamo? William ha detto che noi siamo i figli primogeniti, amen. E soprattutto cosa ha insegnato? I castighi che verranno i figli ribelli. Chi? Le chiese che non hanno seguito questa rivelazione che Dio ha dato per il tempo della fine, fratelli. Amen. L'altra lettera cade in Giosuè 4. Quando uscirono da dove? Quando uscirono da Giordano, passarono per l'asciutto, presero le 12 pietre e le misero come ricordanza di quel passaggio che si fecero. Dove? Nel mare. Noi sappiamo che il primo Mosè li fece passare ed era un simbolo del battesimo. Amen. Questo passaggio di qua, noi cosa ci ha insegnato? Il vero battesimo, che nel nome del Signore Gesù Cristo. Le 12 pietre sono il simbolo di che cosa? Del fondamento degli apostoli, perché noi facciamo lo stesso battesimo che faceva una ricordanza, disse Giosuè, di quello che avvenne a Gilgamesh, e poi il suo significato. In Giosuè poi ha disposto l'altra lettera, ha disposto in Giosuè 11, dove parla della conquista della Palestina del Nord, perché questo messaggio ci ha portato a che cosa? A conquistare questa terra, che è i luoghi celesti. Amen. Infatti, allora, dopo di questo, a Giosuè 20 viene detto di costruire le città di rifugio, affinché non veniamo noi perseguitati di chi? Dal sangue del Vendicatore, perché il diavolo ci sta, ma noi l'abbiamo vinto attraverso il sangue dell'agnello, perché chi poteva andare nelle città? Chi aveva commesso un omicidio involontariamente? Noi abbiamo crocifisso Cristo, ognuno di noi l'ha crocifisso. Ma Dio ha messo una città di rifugio dove il sangue Vendicatore non ci può toccare. Sotto le ali del sommo sacerdote. C'è tutto il messaggio, fratelli, che William Branham ha predicato. Amen. E non solo, Giudici 3, ecco, ci parla di Eud, colui che ci liberò, il giudice che liberò dai Moabiti. Sapete chi era Eud? Ora faccio vedere. Allora, guardate qua, fratello Branham ci ha insegnato. Battesimo in acqua. Amen. Attraverso il Giordano. Poi ci ha insegnato la santificazione, infatti. Che cos'è? Noi le guerre che facciamo, spargimento di sangue, e che cosa facciamo? Siamo sotto il sangue dell'agnello. Amen. Poi cosa fa? Giosuè è uno che vuol dire unito, perché cosa ha detto il fratello Brano? Questo messaggio ci ha uniti a lui. E non solo, Eudo era mancino e costruì una spada a doppio taglio. Perché dice la scrittura che era mancino? Perché la spada, essendo mancino, il mancino la spada dove la mette? Perché, qui dice Apocalisse 19, egli aveva una spada che c'era scritto la parola del Signore. E sapete come vinse, che cosa fece lui il furbo? Lui andò davanti al re e gli disse, ora ho portato un dono, ma ho una cosa da dirti all'orecchio. Quando lui si avvicinò all'orecchio del re,
Moabita, uscì la spada di sotto il mantello e lo trafisse. Allora, fratelli, quindi battesimo, santificazione, e com'è che si vince? Chi ha ascolto, chi ha orecchio, ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Perché lui gli disse, ora io ho una cosa da dirti all'orecchio. Lui si ci avvicinò e con la spada da taglio ci ha trafitto. E Cristo ha trafitto anche noi, ci ha portato un dono. Amen. Alleluia. Il regalo di Gesù Cristo. Egli si è avvicinato alle nostre orecchie, ci ha trafitto con la sua parola. Alleluia. Siamo morti a noi stessi, ma nati come nuove creature, fratelli. Alleluia. Quindi vedete, c'è tutto il messaggio del profeta. Andiamo avanti ancora. Alleluia. Ora invece andiamo a vedere, fratelli, in quello che è nei versi questi rossi, no? Di nuovo, va a cadere sempre in Giosuè. La circoncisione, la celebrazione della Pasqua e la comparsa del capo dell'esercito. Allora, questo è quello che avvenne nella prima lettera. Parte di là. Nella seconda lettera e così via, io lo dico qua veloce. Guardate, Giosuè 5,14 ci porta. L'Eterno degli eserciti con la spalla sguainata. Ci porta da. Quindi, di che cosa stavamo... Allora, il profeta... Qual è stato il suo compito? Rivelare i sette sigilli. Amen. Giosuè 6,9 ci porta alla conquista di Gerico. 6,9 sapete che dice? Che Giosuè, che i combattenti andavano dietro, davanti c'erano i sacerdoti che suonavano le trombe e davanti c'era l'arca. Di che cosa sta parlando, fratelli? Si sta anticipando l'apertura dei sigilli, le trombe che suonano e i sigilli che vengono aperte. Perché Gerico come cadde? Cadde che prima girarono un giorno per sette giorni, no? La rivelazione delle sette epoche della Chiesa. Poi, nell'ultimo giorno, girarono sette volte, allora lì le mura caddero. Amen. E Gerico fu sedere, perché i sette sigilli era la rivelazione completa per questo giorno, fratelli. Amen. E allora, vedete, Genesi 6,9, la conquista di Gerico. E lì che uscì? La prostituta, che aveva messo il segnale che era una corda di colore scarlatto. Amen. La prostituta araba, che poi si sposò con il capitano dell'esercito, di cui poi venne Davide, di cui venne il nonno, pensate, da una prostituta, quello che Dio fa, capite? Piglia una prostituta, da una cosa che per la gente non può valere nulla, ne fa un fiore, fratello, amen. E così è con le nostre vite, alleluia. Quindi, allora che succede, fratello? Ok, le mura sono cadute, quindi i sigilli sono state aperte, che cosa succede? Succede che Genesi 7,11, dove parte 9, dice, no, Genesi 7, ho dimenticato il versetto, dice che Israele non vinse più. Successe qualcosa che non fece più vincere più Israele. Perché? Perché ci fu un uomo, Achan, che nascose, sapete cosa? Una mantellina babilonica. Cosa arriverà del primo sigillo? Il cavaliere bianco. Il quale cosa fece? Introdusse nel campo di Dio, quindi nella chiesa di Dio, la mantellina babilonica, il sistema babilonico di adorazione. Ecco perché la chiesa perse e non ebbe più potenza, perché non è che vinceva Israele, era Dio che vinceva per loro. Alleluia. Ecco che cos'è il primo sigillo, il peccato di Achan, la mantellina babilonica. Gesù 7,11, nascosero l'interdetto negli arnesi di guerra, e quindi non vince. Che cos'è dopo che il primo sigillo fu aperto? Il secondo sigillo cosa mostra? Il cavaliere con la spada. Amen. Con la dottrina, che cosa ha fatto nel Medioevo? In nome della religione ha fatto migliaia di morte. Amen. Però che successe? Poi lui confessò in Giosuè 7,20, vedete, è tutto unito, fratelli, tutto unito, l'interdetto fu tolto, e di nuovo si cominciò a vincere, l'epoca della riforma. Perché? Perché egli confessò, cosa disse Lutero? Che l'uomo è salvato per grazia, nella confessione di ciò che egli ha fatto per noi. Amen. Così si vince, fratelli, siamo salvati per grazia, non per opere. Alleluia. Quando lui confessò questo, Israele ritornò a vincere. Però che successe? In Giosuè 8,3, Dio viene mandato, Giosuè viene mandato ad Ai, che era vicino a Betel, che vuol dire la casa del pane, e cosa fa? Prende con lui 8 di guerrieri e li fa salire di notte. Amen. Quindi il quarto sigillo che dice, ecco, io vengo come un ladro di notte.
ecco pronti a salire dove? Per la casa del pane, per la casa del pane di Dio. Fratelli, se non c'è un messaggio, amen, se non c'è tutto il messaggio del profeta di Dio, io ho trovato solo due cose, in base a una è soffice, però ce n'è che sono ancora più sofisticate. Quindi vediamo se ce n'è ancora, penso che abbiamo finito. Amen. Quindi, fratello Abramo è codificato anche qui nell'Antico Testamento, fratello, dandoci un messaggio profondo, rivelandoci ciò che egli avrebbe rivelato, fratello. Il Signore ci benedica, amen, ancora in questo giorno, e che alla gloria di Dio possiamo avere ancora anche altre cose da poter rivelare. Amen, amen, amen. Veramente Dio è forte, ragazzi, non ce n'è.